ragazzi, buongiorno, mi vedete? Allora, oggi voglio condividere con voi una lettura bellissima che sto facendo e questa lettura è in inglese e sto appunto approfondendo la tematica dell'energia maschile, dell'energia femminile e c'è un libro molto bello che sto leggendo appunto che si chiama The Way of the Superior Man, che significa, buongiorno, la strada dell'uomo superiore. Non saprei come tradurlo altrimenti. E vi voglio leggere un passaggio che secondo me è molto molto interessante per capire perché molto spesso, diciamo, tra uomo e donna si creano proprio queste, diciamo, cioè uomo e donna alla fine si allontanano, diventano più amici o comunque, tra virgolette, diventano colleghi, ma non più amanti, quindi si perde quella magia, quel fascino che invece dovrebbe esserci durante tutto l'arco di una relazione. E vi leggo un passo, ve lo traduco, quindi non sarà in italiano perfetto, però ve lo traduco dall'inglese. Allora, inizia così. Un uomo che praticamente va a farsi capire dal parrucchiere o una donna che indossa una divisa e spesso era considerato sospetto una volta. Era una cosa buona, cioè man mano che poi siamo, diciamo, c'è stata un'evoluzione, è diventata sempre più una cosa buona per gli uomini, cioè, il fatto di abbracciare la loro femminilità e per le donne di abbracciare il loro lato maschile. Loro, diciamo, sono diventati sempre meno frammentati e più completi in questo processo. Sono diventati sempre meno dipendenti gli uni dagli altri. Gli uomini potevano in realtà cambiare i pannolini e le donne erano pienamente capaci di, dice, emptying mousetraps, quindi di svuotare le trappole dei topi, quindi fare un lavoro da uomo. Macho men, gli uomini macho, diciamo, da che l'uomo era più macho è diventato sempre molto più femminile, in contatto con le proprie emozioni. E le casalinghe sottomesse sono sempre diventate più indipendenti e più dirette. In termini di ruoli sociali, gli uomini e le donne sono diventati molto più simili. Non so se questa cosa vi risuona, magari mi scrivete qui sotto le vostre impressioni. Questo è stato un miglioramento per tutti. Dice però, questo 50 e 50, questa diciamo 50 e 50, quindi cioè il fatto che praticamente l'energia maschile e l'energia femminile dentro di noi, quindi dentro noi donne e dentro gli uomini è diventata non più 70 e 30, ma è diventata 50 e 50, è solo un gradino intermediario per la crescita degli uomini e delle donne, non un punto di arrivo. Gli effetti collaterali di questa moda verso la somiglianza sessuale possono essere visti come la causa principale della infelicità nell'intimità, quindi questo fatto che noi donne siamo diventate sempre più maschili, mascoline e gli uomini sempre più femminili è una, diciamo, è la causa di questa infelicità che noi abbiamo a livello intimo, a livello di intimità. La moda verso il 50 e 50 è risultata in una sì in un'eguaglianza in termini socio-economici, ma anche in una neutralità sessuale. I conti in banca sono in equilibrio, mentre le passioni se ne stanno sempre di più andando. Cioè dice, può essere anche vero che tra uomo e donna non c'è disparità a livello economico, quindi che le donne per esempio guadagnano quanto gli uomini, però nel letto, tra le lenzuola, questa disparità si sente come. Gli uomini sono sempre meno macho, quindi sempre meno uomini, mentre il sesso e la violenza continuano ad aumentare nei TV, diciamo in televisione e nei film. Le donne sono sempre più in controllo del loro destino economico, mentre si aumentano i numeri dei terapisti e dei dottori, che devono avere a che fare con le malattie legate allo stress.
Cioè, praticamente qua dice: se la donna diventa sempre più uomo, la donna, siccome non è un uomo, cioè se è una donna è una donna, non è un uomo, diciamo, si carica su di sé dei ruoli che non le appartengono. E questi ruoli molto spesso la vanno a stressare perché sono ruoli che spettano comunque all'uomo, per esempio il fatto di dover sempre organizzare e programmare tutto, di dover decidere, di dover fare cose, non la fanno più stare in contatto con se stessa, ma con la sua mente. Quindi, essendo questa una cosa non naturale, cioè proprio non prevista dalla natura, le donne si stressano e quindi aumentano, andiamo sempre più dallo psicologo, e aumentano i farmaci antistress. Quindi dice: che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Qua dice: nei miei workshop e nelle mie consultazioni, io spesso ascolto queste donne che sono piene di, cioè sono indipendenti e sono piene di successo, lamentarsi che la maggior parte degli uomini di oggi sono diventati troppo deboli e, diciamo, troppo difficili da non si fidano. Ok, non so se ti risuona pure a te questa cosa. Io spesso sento in giro donne che dicono: ma gli uomini di oggi non sono più come quelli della volta, sono troppo femminili, non ci si può fidare, è vero? E dice: gli uomini più sensibili e più in contatto con i loro sentimenti invece si lamentano che la maggior parte delle donne di oggi sono diventate, tipo qua dice ball busters, cioè praticamente sono diventate tipo delle bulle, troppo dure e emozionalmente in guardia per poter essere accolte. Cioè praticamente dice: le donne sono diventate troppo mascoline, non sono più in contatto con se stesse, con i loro sentimenti, e quindi non ti permettono di essere amate, perché creano proprio una barriera con gli uomini. Cioè, solamente siamo diventati come gli uomini, è una cosa un po' strana, diciamo. E dice: è questa l'ultima espressione della saggezza sessuale umana e dell'evoluzione, oppure c'è un altro gradino che possiamo salire? Dice: per rispondere a queste domande dobbiamo capire la natura della passione sessuale e dell'apertura spirituale. Qua è bellissimo, dice: l'attrazione sessuale è basata, attenzione, l'attrazione sessuale è basata sulla polarità sessuale. Il polo no, sulla polarità sessuale, che è la forza della passione che unisce il polo maschile e quello femminile. Tutte le forze della natura fluttuano tra questi due poli, quindi se tu guardi la natura è tutto basato su questo polo maschile e femminile, maschile e femminile, maschile e femminile. E dice: il polo nord, per esempio, il polo sud della Terra creano una forza di magnetismo, una forza magnetica. Il polo positivo e negativo della tua batteria della macchina creano questo flusso di elettricità, quindi ci sta facendo degli esempi per farci capire che tutto, se non c'è questa scintilla, se non c'è questa forza di attrazione, non funziona niente. E dice: allo stesso modo, l'energia, i poli maschile e femminile tra le persone creano un flusso di energia sessuale. Questa è la polarità sessuale. Questa forza di attrazione che fluttua tra due differenti poli, maschile e femminile, è il dinamismo che spesso sparisce nelle relazioni moderne. Se tu vuoi una passione reale, hai bisogno di un rapitore e di uno che vuole essere rapito, altrimenti hai soltanto due buddies, quindi due amici che decidono di strofinarsi i genitali nel letto. Questa frase l'ho pubblicata anche l'altro giorno come post e sinceramente mi colpisce tanto, perché quello che io vedo in giro e che mi ha spinto ad approfondire queste tematiche è proprio la mancanza al giorno d'oggi di questa polarità. Cioè, noi donne ci siamo messe nel ruolo degli uomini, nel senso che la nostra energia femminile è completamente quasi scomparsa, e per energia femminile intendo cosa? Perché dice: sì, ho capito, ma che cos'è questa energia femminile? L'energia femminile, quando parlo di energia femminile, intendo il contatto con i nostri sentimenti. Cioè, noi quando torniamo a casa, oppure mentre siamo, magari mentre siamo per strada, ci fermiamo mai a chiederci: che cosa sento in questo momento?
Cioè, proprio il contatto col tuo mondo interiore. Io prima non, diciamo, non sapevo nemmeno che cosa fossero i sentimenti, non sapevo distinguere la rabbia dalla frustrazione, non ero proprio in contatto con i miei, col mio sentire, infatti non sapevo nemmeno esprimerlo. E una cosa che ho imparato invece ascoltando i miei sentimenti è proprio quello di esprimere quello che provo, i miei bisogni, perché prima non sapendo nemmeno io che cosa provavo, soprattutto in una relazione, mi capitava spesso di rimanere frustrata, delusa, arrabbiata, perché non sapevo esprimere all'altro quello che io stavo provando, o comunque mi mettevo paura di esprimerlo, perché dicevo, se mo io mi esprimo quello che sento, vado a ferire l'altro e non voglio ferirlo, oppure non vo voglio essere sempre positiva, non voglio nascondere, quindi nascondevo, nascondevo, nascondevo. Invece il bello di essere donne è proprio quello di ascoltare quello che noi sentiamo e di esprimerlo. Ovviamente non è che ti sto dicendo che devi provare la rabbia e la sciorinare sulle persone che incontri, così no, però ascoltarsi è una cosa molto femminile. Noi come donne ce lo stiamo proprio dimenticando. Spesso non parliamo più, la comunicazione proprio manca e ci mettiamo sempre più nell'energia maschile, che è un'energia di fare, programmare, organizzare, decidere allora che devo fare questo, allora oggi che devo fare, e praticamente passiamo le nostre giornate che manco ci rendiamo più conto di quello che abbiamo fatto alla fine della giornata. La nostra vita proprio passa così, senza quella magia che sta proprio nell'essere in contatto con il nostro corpo. Ecco, una cosa che io dico sempre: essere in contatto con la tua energia femminile significa essere in contatto col tuo corpo. Proprio sentirlo, toccare, proprio il tocco, toccarsi, massaggiarsi, accarezzarsi, amare il corpo per così com'è, senza stare ad aspettare che fin quando non c'ho gli addominali da tartaruga, che poi sono una grandissima stupidaggine, perché noi donne siamo destinate ad avere un po' di pancetta, fa parte proprio della nostra femminilità e anche della nostra sensualità. Quindi entriamo di più in contatto con il nostro corpo e con i nostri sentimenti, perché altrimenti se stiamo sempre nella mente, sempre a preoccuparci, a pensare che cosa dobbiamo fare dopo, a dover organizzare cose, ma stiamo nel maschile. E gli uomini, cioè, per creare una relazione sana, c'è bisogno tanto di riequilibrarci. Noi donne, poi gli uomini a loro volta noi li ispireremo con il nostro esempio a ritornare sempre di più nella loro energia maschile. Se ti è piaciuto questo video, mi puoi lasciare un bel like, ti puoi iscrivere al canale sia Facebook che YouTube, perché adesso questo video lo pubblicherò anche su YouTube. E poi se ti interessano questi temi e vuoi ovviamente approfondirli, ti invito ad iscriverti al mio gruppo privato che si chiama Bella come una dea. E adesso, se entri adesso, la prendi a un prezzo super scontato e ti prendi anche tutti i miei video che sono già lì presenti. Tutti i miei videocorsi su come esprimere te stessa, su come essere magnetica e attrarre le relazioni che vuoi nella tua vita e un sacco di altri videocorsi te li prendi praticamente a 1 euro. Ti aspetto www.geoluce.it.